Ed ecco che stiamo salendo nell'autobus dove ci sta il collega Bruno Spedalir. E vai con te! Bravissimo Bruno, questa è la sua motto. Noi ce lo ricordiamo tutti gli amici, lo chiamiamo sempre il compare Bruno, perché lui ci chiama compare a tutti quanti. È uno dei colleghi stimati e voluto bene da tutta l'azienda, sempre preciso e puntuale nel suo lavoro. Bruno, raccontaci come svolgi la giornata lavorativa. Penso come tutti i colleghi, perché poi non è... sono uno dei tanti colleghi, diciamo, seri, perché siamo tutti quanti, siamo tutti bravi ragazzi, non è che... questo volevo dire, non è che io sia un unico e solo, ci mancherebbe, per l'amor di Dio. Siamo tutti uguali e siamo ragazzi che purtroppo ci rendiamo conto del momento che si sta attraversando per chi non c'ha il lavoro. Noi siamo fortunati che lavoriamo, perché il lavoro è tutto, perché ti dà una vita, diciamo, diversa da tutto. Perché... Bruno, visto che tu sei un grande moralista, un grande ragazzo, vuoi fare un annuncio a questi ragazzi di oggi di bere un poco di meno, di come si devono comportare? O sbaglio? Sicuramente, che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che la vita è la cosa più bella che possa esistere. E, diciamo, fare delle sciocchezze è lo sbaglio più grosso che possano fare. Devono essere fieri di loro e non devono sbagliare a fare sciocchezze, perché poi una sciocchezza, fumare, bere, può costare un'intera vita di rimpianto. Comunque, questa è la cosa. Per sia me, per loro che anche per loro, anche per i familiari che possono avere un problema di questo in famiglia, per un figlio e tutto. Però adesso che noi abbiamo toccato il tasto della famiglia, visto che tu il tuo dopolavoro, come lo passi, Bruno? Per me il dopolavoro mio è la mia famiglia, perché per me non esiste una cosa più bella della famiglia, i figli soprattutto, perché i figli sono quelli che incollano i matrimoni e la famiglia è la cosa più bella, guarda, non esiste qualcosa migliore, meraviglioso, è una cosa meravigliosa la famiglia. E allora ciao, ci vogliamo mandare un bel bacio a tua moglie, sicuramente. E dei saluti ai tuoi piccoli, ai tuoi tre gioielli. Va bene, anzi, sicuramente. Piccoli proprio no, perché tu c'hai due armadi di e vabbè, pure tu, io ho gli uomini, tu c'hai le femmine, però vabbè. Stiamo lì. Abbiamo cose in comune comunque. Okay. Un bacione a mia moglie Gina, ti amo e sei la mia vita, e un bacione a tutti i miei figli, dal grande al piccolo, in particolare a Rossella. Rossella, papà, sei il mio amore. Ciao, ciao. Vai con te, a tutti. Vai!